Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo secondo match di questo quarto di finale dell'IEM di Sao Paolo. Sempre Bomber, il semidio Terran contro TLO, il re dello sciame europeo. TLO in vantaggio per 1-0 dal game precedente con grazie a un ottimo contropush effettuato su un push portato abbastanza presto da Bomber, quindi in vantaggio di un game. Vediamo se riuscirà a recuperare in questa partita. Il primo deposito costruito ancora qui vicino al Vespene e non di solito accanto alla rampa come si tende a fare per chiudersi contro Zerg. Vediamo se TLO riesce a scrutare il suo avversario alla prima presto o no, perché questo Overlord verrà in questa zona, quest'altro Overlord andrà in questa zona e quindi, essendo in cross position, i nostri contendenti non si scouteranno immediatamente, ma ci vorrà un po' di tempo prima di trovarsi, almeno per TLO, che sembra intenzionato a scoutare solamente con gli Overlord. 15 espansione per TLO, stessa apertura vista nella partita precedente, apertura che si tende a fare abbastanza spesso contro Terran. Bisogna però stare attenti alle aperture di Reaper e di Helion, che possono tranquillamente annullare il vantaggio di aver fatto l'espansione abbastanza presto. Abbiamo un CC first per Bomber, che decide di fare 15 centri di comando e poi 15 subito la caserma in questa posizione. Probabilmente con il secondo e terzo deposito chiuderà la rampa. Pozza fatta mi pare a 15 per TLO, quindi nulla di diverso dall'apertura normale. Abbiamo però un gas preso quasi contemporaneamente con la raffineria. Forse vorrà fare qualche Reaper per andare a scoutare. Praticamente ha fatto una espansione all'interno dell'apertura Reaper. Vediamo se è vero o se invece vorrà fare qualcos'altro come Helion. Esce il primo Marine, primo centro di comando orbitale in arrivo. TLO non saprà dell'espansione del suo avversario fino a quando questo Overlord non arriverà a vedere espansione, secondo centro di comando orbitale in costruzione. Vediamo, sta arrivando anche un altro Marine. Superati 50 di gas. No, non fa il Reaper per andare a scoutare. Probabilmente butterà giù una fabbrica oppure un altro. Oppure qualche addon. Vediamo i primi due Zergling di TLO che invece vanno a scoutare nell'angolino in alto. Quindi arriveranno prima di questo sorvegliante. Vediamo TLO che nel frattempo sta prendendo un solo gas in questo momento. Vediamo, arrivano gli Zergling, vedono il terzo centro di comando e anche il secondo centro di comando, quindi TLO sa tutto ora del proprio avversario. Vediamo come reagirà. Normalmente a questo punto della partita dovrebbe reagire andando ad espandersi e provando ad impedire a Bomber di mettere giù il terzo centro di comando velocemente. I due Marine vengono portati in avanti per evitare che questi Zergling possano uccidere questo SCV, rallentando la macro di Bomber, che butta giù una fabbrica con anche un reattore vicino a un reattore. Quindi probabilmente intercambierà questi due la fabbrica con la caserma per fare le Helion. Vediamo se è così. Ecco qui, la caserma si solleva e le Helion cominciano ad uscire. Spazio porto costruito immediatamente vicino alla fabbrica. Vediamo se scenderà un altro addon da questo coso. Scende un modulo tecnologico, forse addirittura proverà a fare Helion e poi Banshear, oppure servirà solamente per fare gli upgrade alla bio. Vediamo Nidori Baneling in arrivo per TLO. Sì, avevo detto giusto, ma velocità per gli Zergling in ricerca in questo momento doppio gas in main, seconda base saturata. A questo punto servirebbe una terza TLO. Per restare una terza e anche una quarta per restare in pareggio col proprio avversario, a meno che non voglia provare a pusharlo pesantemente. Partono le prime due Helion e qui non ci sono difese a parte le regine.
prime due Alien che escono, seconde due Alien che escono, terze due Alien che in arrivo arrivano anche le Banshee con il clock, quindi diciamo apertura a tre centri di comando, però all'interno della quasi normale apertura da fastidio che fanno i Terran, che l'apertura che la chiamo io apertura da fastidio, che è di solito Reaper, poi Alien e poi Banshee. Questi tanki stanno facendo un giro lunghissimo e arriva la speed in questo momento. Vediamo cosa proveranno a fare. Non, la terza non è posizionata, si trasformano in Beneling. In questa zona di Poti e Leo deve resistere con 4 unità in croce, quelle 4, giusto le 4 regine. Adesso escono degli altri Zergni, di cui un altro gruppo viene mandato di qua, forse per rinforzare questo gruppo, questa parte. Vede la Banshee, probabilmente sì. Vediamo, vengono fatte fuori le prime Alien dal di qui, morfati ancora Zergling in Beneling. Buttato giù due depositi, a questo punto bomber e supply block, di nuovo i Beneling in base, vediamo se questi Beneling possono fare un macello, se devono scappare tutti questi SCV, SCV che vengono macellati da questi Beneling, da questi qua fuori, Alien che sono costretti a ritornare in base, conteggio lavoratori persi, 15-16, continua ad aumentare, ci sono degli Zergling che sono ancora vivi, altro rambai di Zergling in arrivo da questo, a parte di TLO che sta semplicemente inondando di Zergling il suo avversario, ha buttato giù la terza base, c'è questa Banshee che potrebbe dare parecchio fastidio, vediamo si concentra sui cerca di concentrarsi sui Beneling, vediamo abbiamo qui un sacco di Alien che provano a flambare i Beneling, ricordo che però le Alien sono leggere quindi ricevono il danno bonus da parte dei Beneling, TLO è costretto a ritornare in base. Vediamo se sono scesi i lanciasporri, immagino di sì, un lanciasporri nella seconda base, un lanciasporri nella prima base, evoluzione a vivaio, evoluzione del vivaio a Tana, comincia la saturazione della terza base, no, continuano sempre, continuano semplicemente a uscire degli Zergling, anche quelli qui stanno uscendo ora dei primi androni, non ci sono ancora, eccoli qui, stavo per dire, non ci sono i gas qui nella seconda base, stanno arrivando in questo momento. Banshee che entra nel raggio di rilevamento del lanciaspore ed è costretta a scappare. Vi ricordo che il lanciaspore non fa vedere che era già. No, ok. Banshee che si accaniscono contro questa espansione e probabilmente potrebbero buttare giù. Arriva un lanciaspore che prova a piantarsi in questa posizione, forse verrà fatto fuori per tempo, no? Viene curato da una regina, ma c'è intanto un gruppo di Alien che sta arrivando da questo lato. Vediamo se riuscirà a resistere. Scusate. Vediamo se riuscirà a resistere TLO che nel frattempo porta un altro push alla base di Bomber, vediamo. Zergling che mangiucchino un po' questi depositi. Arrivano i Beneling che esplodono. Questi depositi non vanno giù per poco. Con i prossimi Beneling probabilmente andranno giù. Vanno giù i depositi di Zergling che entrano in base e macellano i marini e cominciano a macellare i lavoratori. Costretto di nuovo a richiamare le Alien in base TLO. Bomber che ha anche perso le Banshee. Però TLO ha perso la terza base che probabilmente verrà buttata giù di nuovo. A breve, persi anche un po' di Alien, ne avanzano solamente 4. Bomber che continua a ricostruirsi il muro e ha 27 lavoratori persi, praticamente più di una base. TLO che mandava i suoi Zergling in giro per la mappa a caso, terza base in ricostruzione per TLO che non ha intenzione di prendersi una quarta. Sta buttando giù un pinnacolo, quindi proprio sta andando del classico. Zergling Beneling muta, ovvero la composition più micrabile possibile che abbiano gli Zerg. Non ci sono. Eccolo qui, c'è una camera evolutiva che non ha ancora effettuato potenziamenti. Non c'è una seconda camera evolutiva, mentre andiamo un attimo a vedere. Nessun potenziamento per la mech da parte di Bomber. 1-1 per i Marine. Questi Marine faranno davvero male. Altri Beneling morfati. In questa zona parte il potenziamento del più 1 alla corazza e in arrivo anche la seconda camera evolutiva per fare potenziamenti in coppia. Viene posizionata la terza base, no, perché c'è un Overlord che sta depositando biostato. Attenzione a queste mine che possono far esplodere un sacco di Beneling inutilmente. Le mine vengono disinnescate e uccise grazie alla presenza di questi due custodi. Questa terza base attualmente non può essere attaccata, ma non può nemmeno posarsi. Vediamo, non ci sono ancora mutalische in arrivo, sono. O forse sì? No, non sono ancora arrivate le mutalische, quindi.
Overlord viene ucciso dall'esercito di Bomber, che adesso potrà tranquillamente mettere giù la sua terza base, cosa che TLO ha già fatto. Stanno arrivando ora tutti i droni per renderla operativa. Manca la quarta. Manca la quarta, e attualmente TLO è sotto di Psy rispetto al suo avversario. Il suo avversario che probabilmente lo sta ullinando, perché sta mandando avanti tutte le truppe che ha contemporaneamente. Sta arrivando anche il potenziamento al 2-2. Zergling che attaccano dal fianco la terza base di Bomber, che è costretto ancora una volta ad alzarla. Attualmente l'esercito di TLO non è grandissimo. Non ci si sta dimenticando qualche General Larve, forse? Sì, attualmente è arrivato un General Larve qui. Ha fatto ora il General Larve sulla testa. Sta recuperando lentamente TLO. Ecco, 32 Zergling in arrivo in questo momento. Anche qualche muta di scama. Ma l'esercito di Bomber è veramente impressionante. Nonostante sia stato attaccato da inizio partita, è riuscito a mettere su un'economia solida. Ricordo che ha perso 29 CCV. Altro attacco in terza base da parte di TLO, che probabilmente costringerà Bomber a sollevare un'altra volta. Sì, la costringe a sollevare, forse la perderà se rimarrà sotto attacco per parecchio tempo. Non, ecco, vuol dire, non ci sono medivac che sono arrivati in questo momento. Ritira tutto il suo esercito. TLO per difendersi, vediamo, una buona parte dell'esercito viene caricata a bordo delle navette mediche, verrà droppata in base. Attualmente l'esercito di TLO è estremamente fuori posizione. Vediamo, arrivano le medivac, scaricano. TLO è costretto a fare evacuare i droni, ma vediamo come è costretto a richiamare indietro gli Zergling di corsa. Vediamo che le mine forse vengono disinnescate da due o tre Zergling, sono state disinnescate due. A questo punto i danni sono stati fatti. Bomber torna a casa. La Tana si è salvata con solo 39 di vita. Con il prossimo drop potrebbe cadere in maniera assai rapida. Andiamo a vedere un attimo le income da parte dei due giocatori. Attualmente è in vantaggio Bomber, ma penso sia per via dei muli. Sì, penso che sia estremamente per via dei muli. Altro tentativo di drop, sventato questa volta dalla presenza delle mutagliche, che obbligano Bomber a lasciare lì i suoi soldati, a far fuggire le medivac, che altrimenti verrebbero macellate dal fuoco delle mutagliche. 5 medivac lasciati quasi scoperte. Arrivano un sacco di marine da questo lato. Ci sono anche le mutagliche, ma le mutagliche non devono andare da sole contro i marine, perché verrebbero macellate senza senso. Sono state perse circa 4 mutadische nel giro di pochi secondi. No, scusate, sbagliato. Tasto pulizia del creep da parte di Bomber. TLO che sta continuando, che non butta giù ancora la quarta base. Come siamo messi potenziamenti, Zergling, fatemi vedere. Siamo l'1, abbiamo l'1-1. Sta arrivando anche il 2-2, mentre sta arrivando il più 3 all'attacco per Bomber. Altro tentativo con le mutadische da questa zona, ma ci sono delle mine piazzate. Vediamo, manca probabilmente qualche regina. Ecco, qui sono uscendo ora le altre regine. La Tana si sta rigenerando lentamente, ma ancora molto poca vita. Ecco la quarta base di TLO che sta scendendo in questo momento. E anche la quarta base di Bomber. Vediamo Scanda parte di Bomber, che è estremamente sopra di supply al proprio avversario. Quella base in meno che attualmente ha TLO, che non si è voluto prendere TLO prima, si sta facendo sentire in questo momento. C'è una differenza di 40 di supply, ed è tutta differenza in esercito, perché come hanno entrambi tre basi attive. Anzi, Bomber ne ha solamente due di basi attive, quindi addirittura una differenza estremamente marcata. Ed è tutta di esercito. Vediamo un gruppo di custodi che rientrano furiosamente. Zergling che vengono tirati fuori dalle basi dai vivai, ma ci sono veramente sono pochi vivai e poche larve. Vediamo che vengono mandati avanti i Bendling, che si schiantano sui Marauder, ma ne vanno fuori. Ma i Marauder tankano benissimo il danno, ed è GG per TLO, che dopo una partenza abbastanza arrembante e proficua, 27 SCV uccisi, no, sono una base, non ha, non ha, non ha, non ha cacciato
capitalizzato il vantaggio prendendosi immediatamente una terza e una quarta base. La terza gli è stata distrutta, in quel momento avrebbe dovuto prendere, a mio avviso, la terza e la quarta contemporaneamente, mettere una regina anche qui e con le larve varie ed eventuali tirare fuori tutto il possibile. Bomber ha giocato in una maniera egregia, specie pensando che aveva una base in meno produttiva rispetto al suo avversario. Quel terzo centro di comando fatto all'inizio e i muli che ha prodotto sono stati provvidenziali per reggere quando ha perso quei 27 SCV all'inizio, e poi dopo è rimasto sopra di potenziamenti del proprio avversario, e grazie particolarmente ai muli, perché era da quelli che tirava fuori tutto il minerale che gli serviva. E ripeto, sotto di una base, perché aveva i SCV che aveva erano quelli qui della seconda e della terza, mentre TLO aveva ancora, no, non aveva più, vabbè, aveva i SCV, aveva lavoratori in due basi, stava prendendo la quarta perché era finita la prima, quindi aveva i lavoratori di tre basi, ovvero 80 droni. Bomber ha tirato fuori un monomarine con qualche marauder e qualche mina, che e le medivac, che ha sparato il proprio avversario in più ingaggi, e alla fine avete visto, c'era una differenza di psi a inizio ingaggio che era già di 40, e TLO non poteva assolutamente vincere questo ingaggio. Bene, si va sull'1 a 1. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, pagina di Facebook, indirizzo email sempre in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video con il game numero 3.